Bella regà, qua è Savix che vi parla. Come state? Spero tutti alla grandissima. Oggi sono comparso di nuovo, face to face, raga, con voi, perché vi voglio parlare di una cosa. Vi voglio raccontare una storia. Una storia simpatica. Una storia che non ha senso. Una storia triste, triste, triste. Allora, ragazzi, io all'epoca avevo, ora ne ho 29, parliamo che avevo 25, 20 anni, non lo so. A 20 anni circa io ho iniziato a giocare un po' pesante a GTA, 10 anni fa circa. Pesante, per pesante intendo, raga, combattere, combattere, combattere e combattere. E ovviamente per combattere ci vogliono un sacco di soldi, raga, perché quando ti metti là a fare robe ti volano 2-3 milioni e non te ne accorgi. Chiama il CEO, distruggi la macchina, paghi la macchina, fai quello, fai quell'altro. Volano via soldi, le armi, eccetera, munizioni. Quindi, per far soldi, glitch. Bisogna fare i glitch. Perché io, come ben sapete, sono Savix ed ero anche Savix, tra virgolette, anche quando non facevo lo YouTuber. Mi girava il cazzo giocare a Legit. Cioè, almeno perlomeno, raga, GTA non va giocato Legit. Comunque. È successo questo. Che allora, tramite amici, conoscenti, ho iniziato a giocare, a fare glitch. Ciò cosa vuol dire? Che se inizia a fare glitch, dovrai vederli da qualcun altro, no? Da qualcuno dovrai vederli questi glitch. E quindi vi faccio due o tre nomi. Subito, subito, raga, andrei da Monkey the Beast, che secondo me, a parer mio, era uno degli youtuber più simpatici, porca puttana, che esistevano in quel periodo. E anche uno di quelli che spiegava bene. Bene. Infatti mi è sempre piaciuto guardare i video di Monkey, anche se poi ho saputo che come persona non era così amichevole. Ma vabbè, aspettate che ci sono la webcam. Non era così amichevole. Poi ce ne sono altri. All'epoca c'era GTA TV, raga, che portava glitch. Ora, oh, ma rotto cazzo sta webcam. Scusatemi, eh. All'epoca c'era GTA TV che portava i glitch. E lui, bene o male, ha sempre spiegato discretamente bene. Infatti, quando guardavo i suoi video all'epoca che portava i glitch, mi uscivano quasi sempre. Poi, fondamentalmente, io, cioè, mi piace fare sta roba. Se cioè, non sarei diventato anch'io uno youtuber, no? Poi, chi c'era all'epoca? Dammema, raga, Dammema. Dammema è uno dei glitcher che spiega meglio di tutti. Non è bravo nel fare le cose perché non è uno che si mette, ci sbatte la testa, prova e riprova. Perlomeno magari era così anni fa. Ora si è rotto il cazzo. Ed è un peccato. Dammema, ti farò la chiocciola in questo video. Devi tornare a fare i video come si deve. Sei uno dei pochi che spiega come Dio comanda. Quindi per cortesia, torna a far video. Anzi, se ti interessa, contattami che facciamo qualcosa assieme su PS4. Comunque, andiamo avanti. Poi, raga, cosa devo dire? Che gli italiani non ce n'è più. Gli italiani non ce n'erano più. C'era Dario G88, ma è durato poco. E poi Peppe Nas, il nostro maestro degli outfit. Voi mi direte, te ne sei dimenticato uno? Sì, non l'ho dimenticato. E che secondo me non merita di fare ciò che fa. Non merita di stare a contatto con i ragazzini, quel ragazzo lì. Ora vi spiego tutto. All'epoca, quando ho deciso di diventare uno youtuber, gaming PlayStation era il mio punto di riferimento. Perché pubblicava, portava sempre i metodi. Togliamo chi pubblica 10 volte la stessa cosa, ma va bene, lasciamo stare. Bene o male era un punto di riferimento.
era l'unico italiano che dall'epoca, che ho iniziato a giocare a GTA adesso, bene o male c'è. E i metodi di porta. Che poi quando devi fare il glitch devi diventare un astrologico perché devi capire quello che ti spiega perché non sempre lo capisci. Ma vabbè, ognuno ha i suoi pro e i suoi contro. Anch'io, raga, sono dislessico e tante volte mi mangio le parole. Ma non me ne fotte un cazzo a me. Vado avanti e faccio i video lo stesso. Quindi tutto ciò, tutto sto casino, perché, raga? Perché quando ho deciso di diventare youtuber e fare i video su YouTube, per sto cazzo di gioco di merda, mannaggia a me quando ho iniziato, raga. Che ormai non riesco a farne a meno, fondamentalmente, perché è una cosa che fondamentalmente mi piace fare. Non è una cosa che non mi piace fare. Perché se non ti piace fare una cosa, non la devi fare, cambia. Cioè, quello che fai non ti piace, cambia. Se quello che fai ti rende nervoso, fermati come ho fatto io. Perché non siamo fatti di marmo, ok? Se tu hai i cazzi tuoi, ti devi fermare, non fare video, non portare le stesse cose 18 volte per fare visualizzazioni, che è più rispettabile se ti fermi. Infatti, qualche mese fa, un mese e mezzo fa, io, raga, ero arrivato che ce l'avevo per i capelli, fin sopra i capelli. Tutti i giorni video, tutti i giorni stare dietro a Twitter, 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 ha postato quello, non ha postato quello, devo portarlo per primo. Sono esploso, ho detto, ma sai che c'è? Tasto Xbox, spegni console per un mese. E così è stato. Infatti, dopo un mese sono ritornato, non è che me l'ho assentato, perché l'aggiornamento settimanale lo portavo per far capire che ero presente. Infatti, dopo un mese sono tornato e sto riportando i glitch con la stessa routine, con la stessa metodologia di prima. 2-3 video al giorno, uno ogni tanto lo salto, eccetera, eccetera. E infatti si sta rianimando il canale. Ma arriviamo al punto. Quando ho deciso di diventare youtuber, ok, avevo 0 iscritti, raga. 0. Zero. E nessuno mi ha aiutato, ok? Non è che nel senso, oh fre, mi dai un po' di iscritti così tiro su e magari mi boosti. No, ho iniziato da zero, da solo, con i miei amici che c'erano, perché posso chiamarli così ormai alcune persone amici, perché dopo che sono più di 7-8 anni che giochi con una persona, ormai puoi definirlo anche un amico, perché penso che dopo tanti anni ti ci finisci anche a confidare con delle persone. E ho iniziato a fare lo youtuber. E raga, e devo essere sincero? Porco diaz, quanto mi sono ricreduto di tanta gente. Quanto mi sono ricreduto di tanta gente. Allora, io sono dell'idea che se fai lo youtuber devi essere sempre, sempre, sempre disponibile, sempre educato e devi dare l'esempio ai più piccoli. Perché se noi portiamo metodi per GTA, che raga, ci giocano i bambini, tu devi dare l'esempio anche se sei più grande. Anzi, perché sei più grande, devi dare l'esempio. Non puoi andare a scrivere sotto un commento le minacce e hai cazzo di 40 anni. Perché tu non sai con chi stai parlando. Perché tu non sai cosa può succedere? Non sai le conseguenze di un messaggio? Perché trovi una persona come me che si fa una risata sopra, ok? E poi si gira dall'altra parte e ci piscia. Hai capito? Sopra. Ma il punto è un altro, non è quello. E se trovi una persona che è infame, ok? Io con quel messaggio ti ci mando. Hai capito? Io volendo quel messaggio vado dai carabinieri e dico: minchia, questo fa mi minaccia, mi provoca. E posso farti una denuncia tranquillamente. Ma non sono io il tipo di persona che fa queste cose. Ma avete visto? C'è 5 punti qua, altri 3 qua. Sono pieno di tagli, sono pieno di cose. Secondo te ho paura di te? No, non ho paura di te. E il fatto è un altro. È che devi riprenderti. Ho iniziato a fare video. E facendo video ho capito chi meritava l'iscrizione, chi meritava il like nei video e chi non meritava una ciolla.
da me, ma come ripeto, è uno che si merita tanto, raga. Mi dispiace che è arrivato a far morire il canale. C'ha più di 50.000 iscritti, porca troia, e fa 1.000 visualizzazioni a video. Perché questo? Perché non ha voglia di starci dietro. Ed è un peccato, te lo ripeto, bro, perché sei uno dei migliori, cioè sei uno di quelli che spiega meglio. Io quando facevo un video gaming dovevo venire poi subito da te per guardarlo. Perché? Perché lui non capiva un cazzo di quando lo spiegava lui. Quando venivo da te invece lo facevo sempre al primo colpo. E questo è rispettabile. Ciò mi è successo a me. Ho iniziato ad avere messaggi, commenti, grazie Ale, grazie Savix, i tuoi metodi funzionano sempre al primo colpo, è bello come spieghi, è bello come fai le cose. E io sono sempre stato educato, regolare, pure quando trovavo quelli che mi rompevano i coglioni, raga, ho sempre cercato di farci dell'ironia sopra e portarmeli sulle visualizzazioni questi problemi, ok? In modo da guadagnarci, a far business. Ma ieri è successa una cosa strana. Ieri ho portato un metodo, raga, per fare il brickade. Questo metodo qua esiste da un botto. Ci sono state varie patch. Prima si faceva dentro la base con il telefono dentro la sala di controllo, e ora non si può più fare. Poi avevano trovato questo metodo qua col menu di pausa. E adesso io, ieri, l'ho modificato e ci ho aggiunto un piccolo step per far sì che funzioni meglio il glitch, ok? E sono andato a chiedere la chiocciola a chi voleva riportare il video nella mia stessa maniera. E brutto porco di Dio, tu non mi puoi rompere i coglioni perché io chiedo la chiocciola di un video che ho fatto a modo mio. Hai capito? Perché tu, se vuoi, prendi quel cazzo di video da un altro, ok? Dal francese, dall'italiano, dallo spagnolo, dal portoghese, dal turchese, dal mongolese, hai capito? E a quel punto te lo rifai senza fracassarmi il cazzo. Ma sei caduto in basso, bro. Sei caduto veramente proprio in basso, gaming. Perché tu sei arrivato al punto che quando tu mi hai scritto nei commenti del mio video, bro, impara a mettere le chiocciole. Io le chiocciole non le metto. E non metterò mai le tue chiocciole di merda. E le chiocciole di quell'altro esaurito di Vitamons. Io con voi due, che fate coppietta, non ci sto. Io non me le metto le vostre chiocciole. E non metto le chiocciole di nessuno youtuber. Per cui è questo, raga. Volete saperlo? Perché io quando ho iniziato a fare video, sono andato da te. Sono andato da GTA TV. Sono andato da tutti i più grandi, ok? Ho cercato di restaurare un rapporto con tutti. Infatti, con GTA TV ci collaboro quando escono le cose di account e lo fornisco. A te, gaming, ci ho provato a fornirti, ma tu soldi non ne vuoi spendere per il canale, quindi va bene, lasciamo stare. Vitamot, lasciamo perdere perché veramente non vale neanche parole. E tu mi vieni a minacciare. No, Fre, tu non stai bene. Tu dovresti dare l'esempio. Tu che dovresti dare l'esempio, che c'hai 40 anni, forse c'hai pure un figlio, non lo so. Gli iscritti tuoi hanno tutti dai 13 ai 17 anni e tu vieni nel mio commento, nel mio video a commentare dicendo: oh, vedi che tanto l'Italia è piccola, prima o poi ci si vede da vicino. E che devi fare? Mi vuoi fare il totò? Fre, se vieni qua, è meglio che non ci vieni. Fidati, lascia stare. Stai dove stai. Continua a rifare gli stessi glitch e comprarti iscritti, che è meglio. Fidati di me. Detto ciò, raga, io vi saluto. Spero che questo video abbia chiarito un po' la situazione. Perché veramente, è ingestibile. È veramente ingestibile. Io ho cercato di avere dei rapporti umani, anche di business. Perché se sai, se ti contatta che ti propone 10 account a 15 euro l'uno, vuol dire che magari qualcosa con te voleva fare, no? Invece no, sei un pollo. E i polli rimangono insieme alle galline. Sotto buon olio.